Mutta mudica, è vero che è una frase della profezia dei Maya? Sì, è quella che praticamente sconfessa la vera catastrofe che tutti stanno aspettando che non ci sarà. Infatti ammuta significa ammuta, non credere, mudiga a defesserie, no? Vero? Sì. Diciamo la verità, penso. Invece Aldo dillo tu, cosa diciamo vuol dire? Ammuta, se fa parte sempre dei Maya, però ammuta vuol dire spingi, mollica, mudiga vuol dire mollica, spingi, mollica. Che vuol dire se non vuoi che succeda una catastrofe, diamoci tutti un po' da fare. Mi raccontate uno sketch, a me fa morire quello di Equitalia, però potete scegliere. Equitalia nasce così, siamo in uno scantinato legati a tre sedie, già come anche imbavagliato. Aldo pensa che io sia morto, cerca di raccontare questo a Giacomo, poi io mi sveglio e si scopre che incredibilmente lui, entrando nell'area C, non ha pagato una multa, e quindi Equitalia ci ha prelevati da casa e ci sta torturando. Perché Equitalia è severa. Nasce da un'esperienza vissuta, no? Voi avete avuto grandi problemi con Equitalia. Così, però. Diciamo che Aldo è abituato a non pagare le multe. No? E quindi più volte mi sono trovato in queste situazioni. Sentite, cosa manca a Stramaccioni per essere Mourinho? La panchina lunga. Sì, sono il DNA. La panchina lunga. Che cazzo, ma sei genetista. Ma non posso dire la mia, no, io dico la mia. No, l'ha chiesta guardando me lui. Tu devi star zitto. Scusa. Gli manca Quaresma? No, quello no. Gli mancano altri due difensori. Dei rincalzi. Quando vi rivedremo in TV? Nel 2013, con lo spettacolo che ha molte più arricchito con molte cose che abbiamo tenuto in panchina. Ci porta via il cane. Dobbiamo chiudere.